Torna la rubrica Ridica 33 e siamo con il nostro dottore ormai preferito, Andrea Militello, e parliamo di alcune problematiche. Parliamo stavolta ad esempio di sangue nelle urine, dottor Militello. Partiamo subito da questo assunto. Allora, innanzitutto grazie per l'invito che mi rinnovate sempre, è un grosso piacere e un onore. Sangue nelle urine viene identificato anche tecnicamente con il nome microematuria o macroematuria, e si intende la presenza di sangue che può essere a livello microscopico, cioè ce lo identifica un banale esame urine, oppure talvolta invece è visibile effettivamente ad occhio nudo durante la menzione. Chiaramente ci si spaventa, vedere del sangue nelle urine è per la persona che in quel momento non è colpita motivo di allarme, ma non sempre deve essere così. Quindi, diciamo, in base poi anche alle patologie che vengono rilevate, potremo decidere se approfondire o meno la parte diagnostica. Ovviamente, dottor Militello, è molto peggio quando ci si rende conto di avere questo sangue nelle urine, quando proprio abbiamo la menzione e ce ne accorgiamo. Sicuramente quella è la cosiddetta macroematuria, che è anche segnale talvolta di patologie anche più importanti. Io, ecco, non voglio sminuire e essere superficiale. Alcune volte è una banale cistite, un piccolo calcolino che si è mosso, ma altre volte i problemi possono essere più importanti. Ricordiamo che l'urina è prodotta dal rene, trasportata dall'uretere e contenuta nella vescica. Quindi il sangue nelle urine, specialmente quello che noi vediamo macroscopico, potrebbe essere segnale anche di una malattia in questo tratto delle vie urinarie. Cosa bisogna fare a questo punto? Sicuramente, appunto, non essere superficiali, non pensare subito che ci sia qualcosa di bruttissimo, ma c'è un percorso diagnostico. Quindi in primis, quindi come prima battuta, escludiamo la presenza di piccole infezioni facendo un esame urino, un'urinocultura, escludiamo la presenza anche di microcalcoli o di patologie più importanti. Quindi visita urologica, ma essenzialmente esame urino, urinocultura ed ecografia dell'apparato urinario. Ricordiamoci che l'apparato urinario non è totalmente evidenziabile dall'ecografia, l'uretere è coperto dall'aria che abbiamo nell'intestino, per cui talvolta è necessario fare esami un po' più approfonditi come la TAC dell'apparato urinario. C'è sempre un problema però, che quando si arriva a una certa parte del corpo, la parte centrale del nostro corpo, c'è sempre un briciolo di vergogna a voler raccontare quello che succede. Lei come si interpone con il paziente, l'aspirante paziente, diciamo, che viene a parlare di queste problematiche? Eh sì, questo è un po' un problema che forse in ogni nostra puntata anche a venire ribadiremo, perché c'è questa pudicizia da parte dell'uomo di manifestare, più dell'uomo che della donna, che l'ematuria può colpire anche la donna chiaramente, di appunto manifestare un problema dell'apparato urogenitale. Io, è il mio lavoro, quindi di solito cerco proprio un approccio empatico con la persona, perché dobbiamo in maniera molto naturale descrivere i nostri disturbi, e l'andrologia e l'urologia equivalgono alla ginecologia nella donna, quindi è obbligo che l'uomo si liberi da tutte le paure e le pudicizie. Sangue nelle urine può accadere sia a 16 anni che a 88 anni? Può accadere in ogni età, perché appunto, come abbiamo detto, le problematiche possono essere di natura banalmente infettiva, infiammatoria o anche in maniera più seria. E non sono uno che, diciamo così, ama etichettare le tipologie d'abitudine, però per esempio l'abuso del fumo è uno dei fattori predisponenti, quindi come medico devo mandare questo piccolo allarme. Insomma, persona di media età, grosso fumatore, col sangue nelle urine deve stare un po' più allerta rispetto a un giovane di 18 anni che magari ha avuto una banale cistite. Lei parla di problema legato ad esempio al fumo, anche all'alcol potrebbe essere legato? L'alcol devo dire un po' meno, perché è vero che l'urine è un po' un concentrato di tutto ciò che beviamo, respiriamo e mangiamo, quindi, però proprio le sostanze contenute del fumo rimanendo a contatto H24, diciamo, con la parete della mucosa, con la mucosa vescicale, possono predisporre a queste, si chiamano displasie, che poi diventano neoplasie. L'alcol fortunatamente no, è in urologia mal considerato perché spesso causa di processi infiammatori o infettivi della vescica e della prostata, ma non è strettamente e direttamente collegato con brutte malattie dell'apparato urinario. Dottor Militello, si guarisce? Assolutamente sì, si guarisce in ogni caso, perché la prevenzione, quindi allarmarsi, ripeto senza esagerare, ai primi sintomi permette comunque di individuare il nemico, anche se fosse poco piacevole. Oggigiorno ci sono tecniche che permettono in tempi brevi e mini invasivi di risolvere qualsiasi problema renale, ureterale o vescicale. Ragioniamo sul fatto che noi l'abbiamo sempre detto, no? Cerchiamo di far capire la notizia anche al lattaio dell'Ohio, quindi cerchiamo in qualche maniera di renderla molto semplice. Urina nel sangue,
abbiamo parlato anche di giovani, si può fare l'amore? Si può fare l'amore, anzi l'amore va fatto anche perché la prostata ha la necessità di eiaculare, quindi non è strettamente collegata all'ematuria, sangue nell'urina, però sono domande giuste perché dobbiamo dare appunto anche dei messaggi chiari. Assolutamente sì, si può mantenere l'attività sessuale ed eiaculatoria tranquillamente. Lei ha detto che si può riscontrare o in prima persona o attraverso delle analisi, sono analisi specifiche ovviamente quelle che bisogna fare. Ma questo esame di cui dicevo all'inizio è il banalissimo esame delle urine che ci descrive anche la presenza nel sedimento dei globuli rossi che non devono essere più di 5-6. Quindi quando è scritto tappeto di emazie che equivale a globulo rosso c'è un po' più di attenzione. Esiste in effetti quello che lei diceva, un esame più approfondito quando c'è un sospetto di una malattia più aggressiva, la citologia urinaria, dove si vanno a cercare nelle urine delle cellule di natura neoplastica. Dottor Militello, grazie, noi ci vediamo la prossima settimana con altre argomentazioni, sempre diciamo ispide ma che debbono in qualche maniera aiutare il telespettatore, il paziente nei suoi casi. Grazie, grazie, sì, il nostro obiettivo è quello, avvicinarci con questi argomenti ostici anche alla popolazione e parlarne insieme. Io non posso far altro che fermarmi qui, darvi come sempre il consiglio per andare a riscontrare nei titoli di coda il nostro indirizzo di posta elettronica, ci possono essere le opportunità di mandare un comunicato stampa, un video, una notizia, una critica, una lamentela, magari anche qualche domanda al dottor Militello. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.